Due mesi fa l'assalto di Hamas a Israele. Il bilancio delle vittime è tragico. Più di 16.000 palestinesi morti e oltre 400 soldati israeliani caduti. Non si arresta lo scontro con le Nazioni Unite. La Cina reagisce dopo la decisione dell'Italia di uscire dalla Via della Seta. Non accettiamo sabotaggi e denigrazioni. I leader europei a Pechino incontrano Xi Jinping insieme per rispondere alle sfide globali. Ecofin straordinario venerdì a Bruxelles sulla riforma del patto di stabilità. Il ministro Giorgetti frena e dice no a regole impossibili. Sul tavolo anche la ratifica della riforma del MES. Oltre 10 licei romani occupati in contemporanea nei giorni scorsi dagli studenti. Sotto accusa le politiche del governo Meloni sulla scuola. Degrado in sicurezza nella zona della stazione Termini di Roma. Scatta il piano di Viminale e Campidoglio per Natale. Un dossier del Comune rivela capitale pericolosa soprattutto per le donne. L'Università LUMSA ricorda l'eredità di Giannina Di Marco, direttore generale per 26 anni, scomparsa nel 2022. In sua memoria l'evento il management universitario tra tradizione e innovazione. Buongiorno e benvenuti alla nuova edizione del TG di LUMSA News. A due mesi dall'attacco di Hamas, Gaza è ancora sotto attacco. Oltre 16.000 palestinesi uccisi dall'inizio del conflitto. L'ONU lancia l'allarme. Catastrofe umanitaria, difficile mantenere l'ordine pubblico. Israele vicina alla cattura del capo di Hamas, Sinwar. Il servizio di Martina Vivani. La sorte di Hamas sembra segnata. A due mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che l'esercito di Tel Aviv è vicino alla cattura del leader di Hamas, Yahya Sinwar. I combattimenti non cessano e il bilancio delle vittime ad oggi è drammatico. Più di 16.000 palestinesi uccisi e circa 412 soldati israeliani caduti dall'inizio del conflitto. E l'ONU lancia l'allarme. La situazione catastrofica che vediamo nella striscia di Gaza era del tutto prevedibile e prevenibile. I miei colleghi umanitari hanno descritto la situazione come apocalittica. Non si placa la tensione anche tra Israele e le Nazioni Unite. La coordinatrice umanitaria dell'ONU, Lynn Hastings, si è infatti vista revocare da Israele il visto di residenza, accusata di non essersi pronunciata contro Hamas per l'attacco del 7 ottobre. Non rimarremo più in silenzio di fronte ai pregiudizi delle Nazioni Unite, ha scritto in un post il ministro degli esteri israeliano Eli Cohen, annunciando la revoca del permesso. Intanto Netanyahu ha dichiarato che, finché lui sarà premier, l'autorità nazionale palestinese non governerà Gaza, spiegando che l'ANP educherebbe i propri figli al terrorismo, oltretutto finanziandolo. Addio alla Via della Seta. L'Italia esce dall'accordo con la Cina. Che attacca, ci opponiamo alla denigrazione e al sabotaggio. Vertice a Pechino tra Xi Jinping, Ursula von der Leyen e Charles Michel. Il servizio di Alessandro Raeli. La Cina si oppone alla denigrazione e al sabotaggio della Via della Seta. È un attacco indiretto all'Italia, quello del portavoce del Ministero degli Esteri cinese Wang all'indomani della decisione dell'Italia di uscire dalla Via della Seta. Il nostro paese è infatti il primo in assoluto ad abbandonare l'accordo firmato dal primo governo Conte nel 2019, una scelta considerata errata dal governo Meloni. Non era vantaggiosa per noi quella prospettiva, perché Germania e Francia hanno avuto un fatturato superiore al nostro e adesso vediamo come rinforzare il rapporto con la Cina. Lo scontro nel giorno in cui a Pechino il presidente Xi Jinping incontra Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione UE. Il presidente cinese ha specificato che Unione Europea e Cina devono rispondere insieme alle sfide globali per rafforzare la fiducia politica reciproca. Anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha precisato che Bruxelles vuole legami basati su principi di trasparenza, prevedibilità e reciprocità. Fondamentale per Ursula von der Leyen risolvere gli squilibri e le differenze tra l'Unione Europea e la Cina, definita dalla Presidente della Commissione come il più importante partner commerciale dell'Unione. Un aggiornamento dalla nostra redazione. Il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nell'incontro di Pechino con il Presidente cinese Xi Jinping, ha detto «L'Unione europea è attenta alla situazione in Asia. Siamo preoccupati per le crescenti tensioni nello stretto di Taiwan e nel mar cinese meridionale e, come sapete, ci opponiamo a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo attraverso la forza e la coercizione.
torniamo ai nostri servizi. Fari puntati sull'Ecofin straordinario di venerdì a Bruxelles. Verrà affrontato il dossier della riforma del patto di stabilità, su cui il governo Meloni potrebbe giocare la carta del veto. Sullo sfondo la partita del MES. Approfondisce il tema per noi Beatrice Subissi all'Igivol. A te Beatrice. Grazie Allegra. Tra meno di 24 ore a Bruxelles avrà inizio il Consiglio economico e finanziario tra i ministri dell'economia degli Stati dell'Unione Europea. Vediamo insieme su cosa verterà l'Ecofin di domani. Tra i punti all'ordine del giorno ci sarà proprio il riesame del quadro di governance economica. E il Consiglio cercherà di raggiungere un orientamento generale sulla proposta di riforma proprio della governance economica. E tra i punti vediamo come ci saranno le politiche economiche in linea tra gli Stati membri, un regolamento sull'accelerazione delle procedure di infrazione e una revisione del quadro di regole di bilancio europee. Nodo cruciale però della riunione sarà proprio la riforma del patto di stabilità, su cui il governo italiano ha già dettato una linea ben precisa. Infatti il patto di stabilità comprende una serie di norme e di parametri relativi al bilancio dello Stato che gli Stati membri si impegnano a dover mantenere, e tra questi abbiamo appunto il debito pubblico entro il 60% del PIL, il deficit non oltre il 3% del PIL, e come possiamo vedere invece i conti pubblici italiani sono ben oltre questa soglia. In sede di Ecofin paesi come la Germania hanno una posizione ben chiara, vogliono un aggiustamento del bilancio, di bilancio del deficit dello 0,5% per far sì che i paesi più indebitati come l'Italia riescano a raggiungere l'asticella, quindi al di sotto del 3% del deficit, e tutto questo in un tempo ragionevole tra i 4 e i 7 anni. Ed è proprio su questo che la strada dell'Italia si fa infatti più stretta. Il ministro dell'economia italiano Giancarlo Giorgetti dice no a vincoli stringenti e non ha paura di usare la carta del veto nel caso in cui questo nuovo patto non dovesse in un certo senso ostacolare la crescita sostenibile dell'Italia. Infatti vorrebbe che nei calcoli del deficit vengano scorporati gli investimenti della transizione verde e digitale, perché sono delle spese che inevitabilmente andrebbero a pesare sui conti del deficit, e questo appunto non è una buona cosa per l'Italia. Inoltre c'è anche l'aggiustamento del bilancio in 7 anni. Il fattore tempo è un'altra condizione imprescindibile per l'Italia per poter firmare questo patto. 4 anni infatti sono troppo pochi per un aggiustamento di bilancio. Non ultimo c'è il nodo sul MES. La ratifica del meccanismo europeo di stabilità è sicuramente un nodo molto importante che ha a che fare con il patto di stabilità, nonostante il dossier del MES non sia sul tavolo dell'Ecofin di domani. Cosa hanno a che fare quindi il MES e il patto di stabilità? Molto, perché l'Italia, come sappiamo, è l'unico paese dell'Eurozona a non aver ratificato il MES, e spesso viene usato come merce di scambio all'interno di dossier più importanti, come in questo caso per avere una maggiore elasticità nella riforma del patto di stabilità e di crescita, o come fu anche nel caso del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nonostante quindi le parole di Giorgetti sul nessuno ha intenzione di ricattare nessuno, sappiamo che invece c'è una correlazione oggettiva tra patto e il MES. Quindi questa è una partita che verrà giocata tutta in Europa. Per il momento è tutto, a te Allegra. Grazie Beatrice. Oltre 10 licei romani sono stati occupati questa settimana per protestare contro le politiche sulla scuola del governo Meloni. Approfondisce i motivi di questa mobilitazione Nicolò Morelli, in diretta del liceo Terenzio Mamiani di Roma. Buongiorno Nicolò. Buongiorno Allegra. Più soldi all'istruzione, meno alle armi e sostegno al popolo palestinese, unito ad una maggiore attenzione alla salute mentale degli studenti, ma anche a temi come l'educazione sessuale. Sul banco degli imputati anche la riforma del ministro dell'istruzione Valditara, che mira a tagliare di un anno, da 5 a 4, gli anni scolastici degli istituti tecnici e professionali. Queste le principali rivendicazioni dei gruppi studenteschi che nei giorni scorsi hanno occupato almeno 12 degli istituti superiori della capitale, dal Tasso al Mamiani, dall'Aristofane all'Archimede.
da una parte quindi la mobilitazione degli studenti che promettono di alzare il livello del conflitto, garantendo si tratti di una vera occupazione politica, dall'altra la voce dei dirigenti scolastici, in particolare Tiziana Sallusti, preside del liceo Maniani, alle mie spalle nel quartiere Prati di Roma, spiega come mai, come quest'anno, manchi una motivazione ufficiale che giustifichi l'occupazione. Per questo l'Associazione Nazionale Presidi ha adottato da subito la linea dura, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Preoccupa infatti la quantità di danni materiali che gli istituti dovranno sostenere al termine delle occupazioni. Al liceo, all'istituto Giorgi Wolf in via Palmiro Togliatti, ad esempio, sono stati calcolati quasi 100.000 euro di danni materiali. Dal liceo Mamiani in via delle Milizie è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Nicolò. Scatta il piano sicurezza del Comune di Roma per contrastare, durante il periodo natalizio, il degrado nella zona della stazione Termini. Secondo una ricerca del Campidoglio, la città è un luogo pericoloso, soprattutto per le donne. Il servizio di Maria Solebetti. Spaccio, furti, borseggi. Continua a crescere il degrado in zona stazione Termini, sorvegliata speciale per il periodo natalizio. I continui episodi di microcriminalità hanno spinto la Questura di Roma a varare un nuovo piano per aumentare i controlli. Pattugliamenti di giorno e di notte, grazie all'impiego di un elicottero o di un drone, per sorvolare l'area fino a Castro Pretorio. Secondo l'indagine Spazio Urbis, promossa dal Campidoglio e l'Università Sapienza, il quartiere Squilino è percepito come uno dei più insicuri dopo le periferie, specie per le donne. Quando usciamo la sera magari solo ragazze, ti senti in pericolo. Sicura direi di no, nonostante poi ci siano anche le volanti lì, questo va detto. Ma a lamentarsi sono anche le associazioni dei residenti. Questo piano di sicurezza non può essere una cosa fatta una volta ogni tanto, deve essere una cosa sistemica e si deve intervenire per risolvere i senza fissa dimora, che sono un elemento di insicurezza importante perché offrono la sponda agli spacciatori e ai borseggiatori. Per tutti è una situazione critica, non da tamponare ma da risolvere con soluzioni strutturali. Trovato l'accordo tra AMA e quasi tutti i sindacati per scongiurare l'emergenza rifiuti a Natale nella capitale. Bonus fino a 258 euro a chi sceglie di lavorare nei 4 giorni festivi più importanti. Il servizio di Alessandra Bucchi. Quasi 600.000 euro in più per le pulizie delle strade di Roma nel periodo natalizio. È quanto costerà all'AMA, l'azienda municipalizzata capitolina, il bonus di Natale per i 2.300 dipendenti che accetteranno di lavorare nei 4 giorni festivi, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio. Questi potranno incassare fino a 258 euro come compensazione aggiuntiva. L'accordo con i sindacati pone fine alla tensione dei giorni scorsi, quando i netturbini minacciavano lo stop alla raccolta dei rifiuti. La municipalizzata di Roma ha inoltre deciso di invogliare i dipendenti a lavorare a Natale, aumentando il monte ore degli straordinari da 250 a 450. I lavoratori più abili potranno quindi portare a casa una busta paga più pesante anche di 400 euro. Non tutti però credono che il bonus sia necessario. L'anno scorso c'è stato, se lavoravi tutte le feste ci avevi un incentivo in più, ma perché il personale era poco. Okay, quest'anno fatto. Hanno fatto assunzioni, c'è stato talmente tanto personale che secondo me è pure inutile metterlo là. Intanto la città continua a essere vittima di sporcizia, mentre il sindaco Gualtieri annuncia l'avvio di un piano di pulizia straordinario in vista delle feste. Un aggiornamento dalla nostra redazione. Il ministro delle finanze francese, Bruno Le Maire, in un briefing con la stampa prima dell'avvio delle trattative a Bruxelles, ha detto: la Francia ha compiuto tutti i passi necessari nei confronti della Germania. Per raggiungere un compromesso siamo d'accordo al 90%. Ma torniamo adesso ai nostri servizi. L'Università LUMSA ricorda la figura e l'eredità di Giannina Di Marco, direttore generale dell'Ateneo per 26 anni, scomparsa lo scorso anno. Un evento sull'evoluzione manageriale dell'università di cui Di Marco è sempre stata protagonista. Il servizio di Sofia Zuppa. L'educazione come atto d'amore. È l'insegnamento di Giannina Di Marco, direttore generale dell'Università LUMSA dal 1996 al 2022, anno della sua scomparsa, ricordata lunedì nel corso dell'evento Il Management Universitario, Tradizione e Innovazione. Che lei ha lasciato un tesoro di insegnamenti, di indicazioni sia strategiche che operative,
fare il direttore dopo di lei è, non dico facile, ma insomma con la strada segnata non si può sbagliare. La dottoressa Il Marco ha rappresentato un po' l'anima di questa università perché, per due motivi: primo, per la sua capacità manageriale; secondo, in quanto missionario della scuola, perché a lei era affidata anche la continuità dell'idea di università cattolica. Donna di pensiero ed azione, ha promosso l'integrazione tra fede e cultura. La sostanza, il fondamento di tutta la sua attività accademica, culturale, relazionale con gli altri, era la sua grande fede. Legato da un profondo rapporto di amicizia con Di Marco è l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, che ha sintetizzato il suo operato in quattro valori: fede, cultura, amore, passione. Questo modo di vivere il suo impegno e di guardare all'università era apprezzato. Spero che sia anche imitato. A fare da sfondo una riflessione sulla gestione della macchina organizzativa universitaria, improntata sempre più su criteri manageriali. Un'evoluzione di cui Di Marco è sempre stata protagonista. La piccola e media editoria italiana in mostra nella 22esima edizione di Più Libri, Più Liberi. Il settore in crescita e si conferma tra le prime industrie culturali del paese. Il servizio di Alberto Alessi e Beatrice D'Ascenzi. È una fiera che parla di nomi, cose, città e animali, ovvero della pluralità di un mondo che cambia, quella che si è aperta mercoledì al centro congressi La Nuvola di Roma, con l'obiettivo di dare visibilità al maggior numero possibile di piccole case editrici. Un ricco programma per incontrare autori e ascoltare dibattiti sulle tematiche di un settore che, ancora oggi, rimane tra le prime industrie culturali del paese. Secondo i dati del rapporto sullo stato di salute dell'editoria italiana, tra il 2022 e il primo semestre del 2023, il settore ha prodotto 3 miliardi e mezzo di euro di indotto, di cui la piccola e media editoria costituisce quasi il 50%, e l'offerta è in continuo mutamento. Ogni libro ha l'intenzione di incontrare un pubblico specifico, ma cercando di ampliare quella base il più possibile, per fare divulgazione su temi che ci sono cari. Quindi lavoriamo per, io dico, dare quei libri che aggiungano un po' di senso, che possano aggiungere pensiero e immaginazione. Un mondo che cambia, sì, ma chiama a tornare tra le pagine e l'inchiostro dei libri. Questo era l'ultimo servizio. Vi ricordiamo che l'informazione prosegue sul nostro sito www.lumsanews.it e sui nostri canali social. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione del TG di Lumsanews.